Sauro Pellerucci, presidente del gruppo editoriale Pagine Sì, che oggi ha presentato l'elenco Sì 2010 a Terni, una copertina d'eccezione, tantissimi i servizi. Quali le particolarità e l'innovazione di questo 2010? Ma sì, è un elenco innovativo nel senso che ha all'interno delle novità tecnologiche rilevanti legate al tag della Microsoft, ma oggi noi abbiamo presentato l'elenco parlando principalmente di un innovatore piuttosto che di un'innovazione, di Virgilio Alterocca, che campeggia sulla nostra prima di copertina perché quest'anno ricorre il 100° anno dalla morte di questo imprenditore, politico, amministratore, insegnante, veramente una persona straordinaria a tutto tondo, che merita di entrare nelle case dei Terrani così come lui è riuscito a portare sia Terni che il resto dell'Umbria ma anche d'Italia nel mondo tramite le sue cartoline, che erano una delle attività che appunto l'ha visto eccellere nella fine dell'Ottocento e per i primi del Novecento. Pagine Sì, che ha iniziato la sua avventura proprio a Terni, il gruppo nasce a Narni e quindi nel Ternano, e quest'anno riesce a render noto a tutti che questo elenco si diffonde in tutta Italia. Qual è la soddisfazione anche del gruppo nel ripresentare dopo 10 anni questo elenco a Terni? Ma sicuramente, voglio dire, è evidente che la soddisfazione è enorme. Presentiamo gli elenchi in tutta Italia, ormai sono 60 le edizioni che noi curiamo, però presentare a Terni l'elenco di Terni ovviamente è un'emozione in più. Numeri fissi, cellulari, indirizzi email, internet, servizi pubblici, privati, tutto questo è elenco Sì, che va a strappare quello che era il monopolio dell'elenco telefonico classico tradizionale. Come mai il comune di Terni ha appoggiato sin dall'inizio questa iniziativa? Ma l'abbiamo vista come una cosa appunto altamente innovativa. Chi sfoglia questo elenco vede che non c'è sono soltanto i nomi delle persone o delle aziende, c'è tutta una serie di informazioni utili ai cittadini. Per ogni sede, per esempio pubblica, sono elencati gli orari di ricevimento e di apertura, per ogni soggetto economico sono indicate le sedi e i prodotti. Ci sono le piantine per esempio delle nostre zone industriali, che è una cosa particolare, per cui si sa dove è la sede fisica dell'azienda, come arrivarci, e quindi pensiamo sia veramente uno strumento che può far bene a chi vuole vivere la città in maniera più completa.